Buongiorno signori, sono l'uomo di casa. Oggi parliamo di acciaio. Sì, dopo aver visto come lucidare tantissimi tipi di metalli, oggi ci soffermiamo su questo metallo onnipresente nelle nostre case. Onnipresente perché? Perché tutti noi possediamo una batteria di pentole da cucina in acciaio inossidabile. Ma nonostante questo acciaio sia inossidabile, a volte compaiono delle macchie grigie, macchie marroni, che non vanno via con i normali detersivi. Come fare? Beh, oggi proveremo i metodi naturali e li metteremo in raffronto con i metodi chimici, come abbiamo fatto in altri video di questa serie, e vediamo quale funziona e quale funziona meglio. Se volete capirlo perfettamente, l'unica cosa che dovete fare è guardare il video fino alla fine. Detto questo, io non voglio tediarvi oltre, perché vi invito subito a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici e buona visione a tutti! Bene signori, come vedete questo coperchio ha qualche problema. Nonostante sia di acciaio, lo vedete qui, è tutto annerito. Adesso ve lo faccio vedere bene, guardate un po' qua, fa un po' effetto specchio, ma va bene. Ora andiamo a vedere se i metodi naturali funzionano. Iniziamo con il primo metodo. Il primo metodo che andiamo a provare è semplicemente aceto, quindi io prendo un'altra pentola, gli metto dentro il nostro bel coperchio, qua la parte nera, e vado a metterci dentro semplicemente dell'aceto bianco e lo lascio lì per 4-5 ore. Secondo questo metodo naturale, l'aceto dovrebbe fare il suo ruolo acido e togliere l'ossidazione dall'acciaio. Vediamo se funziona. Bene signori, sono passate 3 ore. Vediamo se l'aceto da solo ha fatto qualcosa. Ora io lo tiro su. Così visivamente non ha fatto niente. Se io provo a strofinarlo, non ha fatto niente, non è cambiato assolutamente niente. Sotto non c'è niente, quindi in pratica l'acidità dell'aceto non è servita a niente. Primo metodo naturale, bocciato. Visto che il nostro tappo è già immerso nell'aceto, allora proviamo a fare, o meglio, proviamo il secondo metodo naturale, che prevede anche l'utilizzo del bicarbonato. Quindi adesso io vado a inserire un po' di bicarbonato sopra il tappo, farà subito reazione, lo metto in mezzo, mi organizzo in qualche modo, vediamo di fargli fare la reazione e vediamo se riusciamo a lucidare l'acciaio. Non è cambiato nulla, assolutamente. Quindi anche il secondo metodo naturale è fallito. Ragazzi, di nuovo, come potete vedere, non è cambiato niente. Quindi adesso proviamo con il nostro detergente al limone che abbiamo usato tante volte e che ci ha dato tante soddisfazioni. Ragazzi, sta funzionando. Il nostro detergente al limone funziona. Lasciatemi qualche secondo che continua a strofinare e vediamo come viene alla fine. Bene signori, con il nostro detergente al limone
siamo riusciti a lucidare l'acciaio. Ne ho lasciato un pezzo da fare per farvi vedere la differenza. Guardate un po', qua era dove era ossidato e macchiato, qui è tornato praticamente come nuovo. Ora abbiamo trovato già la nostra soluzione, è vero, ci va un pochettino di olio di gomito. A questo punto, stavolta, e credo sia la prima volta che succede, i metodi naturali hanno vinto, però per chiarezza andiamo a utilizzare anche almeno uno o due metodi chimici e vediamo se ci permettono di fare meno fatica. Iniziamo con il primo. Ed eccoci al nostro primo metodo chimico. Questo lo trovate anche al supermercato. Vediamo un po' che succede. Oi oi oi! Sconfitta, ragazzi! Sconfitta, lo smac ha perso contro il nostro detergente al limone. Non sta facendo praticamente nulla, ma forse qualcosina, ma come vedete la carta assorbente è praticamente bianca. Non sta facendo assolutamente nulla e se devo fregare, sfregare per sfregare, sfrego col detergente al limone. Quindi, primo metodo chimico fallito, incredibile! Stanno vincendo i metodi naturali. Proviamo col secondo metodo chimico. Se batte anche questo, siamo a posto con l'acciaio, eh? Allora ragazzi, sta roba puzza di pipì e non sta facendo effetto. Qualcosina rispetto allo smac il sito sta facendo, però c'è una puzza di ammoniaca, ragazzi, che non se ne può più. Finisco con il mio detergente al limone e poi la conclusione. Mi è stato fatto notare dalla donna di casa che lo smac andava utilizzato con un panno umido come da istruzioni. Quindi, proprio per essere fiscalisti, andiamo a provarlo con un panno umido. Quindi lo spruzzo e andiamo col panno umido. Il risultato, come potete vedere, è più o meno lo stesso. Non è cambiato assolutamente nulla. Ed eccolo qua il nostro bel coperchio lucidato a specchio. Vi posso anche salutare da dietro la telecamera. Ciao, ciao, ciao. Gli aloni e il nero è perfettamente sparito. Qual è il prodotto da usare? Il nostro detergente al limone 100% naturale. Ci possono essere diverse motivazioni per cui questo ha funzionato e gli altri no. Probabilmente il segreto è stato nel fatto che all'interno del detergente al limone c'è una specie di polverina, una sabbietta, quindi è abrasivo e quindi ha svolto la funzione di una pasta abrasiva. È possibile, mentre tutti gli altri sono lisci, fluidi come il Sidol, oppure addirittura liquidi come lo smac. Però questo a noi interessa relativamente. Se vogliamo mandare via le macchie e la ruggine dal nostro acciaio, quello che dobbiamo comprare è un detergente 100% naturale, il detergente al limone, che abbiamo usato con successo varie altre volte. Vi invito a vedere tutta la serie della lucidatura dei metalli per vedere quante altre volte ha funzionato. Comunque vi lascio tutti i link in descrizione. Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto, ma spero soprattutto che vi sia stato utile, quindi invito subito a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici e ci vediamo al prossimo video.